Ha perso oltre il 2% il nostro indice principale, Piazza Affari, il FTSE MIB, e adesso si trova sotto i 24.800 punti, un target importante, un supporto importante guardando il grafico daily, ma in generale, insomma, sicuramente è uno dei livelli da tenere più in considerazione. Ne parliamo e così torniamo a parlare di Trading Week e dei nostri top traders in action con Alessandro Aldrovandi, strategieditrading.it. Buongiorno Alessandro e bentrovato. Buongiorno a tutti. E allora, raccontaci un po' che idea ti sei fatto finora, insomma, in queste due ore di contrattazioni. Sicuramente una seduta pesante che non vede nessun titolo in positivo per quanto riguarda il nostro paniere principale, il FTSE MIB, e che rappresenta una, potrebbe essere un punto di svolta ribassista dopo 2, 4, 6, 8, 10, 12 sedute di quasi lateralità e di, diciamo, non voglio dire nulla di fatto, ma quasi. Alessandro, a te la parola. Sì, diciamo che sul mercato italiano sta avvenendo quello che non volevo, ma che di cui avevo timore. In effetti, praticamente già dal 18 giugno il mercato sta completamente lateralizzando, navigando attorno al 25.200, non riusciva a superare un'importante resistenza del 25.500, e anche considerato il fatto che l'America è sui massimi storici e comunque un ritracciamento era fisiologico, il timore era che effettivamente il mercato invertisse la propria direzionalità o comunque ci facesse assistere ad una giornata o qualche giornata fortemente negativa. Probabilmente è proprio questa negatività. Abbiamo perso quella soglia del 25.200 che è stata la chiusura di ieri, e poi il tutto conclamato con la violazione di quota 25.000, dove poi lì per forza non solo i trader piccoli, retail, ma anche gli istituzionali non hanno potuto esimersi dal vedere e dal posizionarsi anch'essi in posizione short, o almeno comunque aprire posizioni shortiste, anche fossero solo di copertura e non speculative, ovviamente l'hanno visto tutti. Quindi c'è stata un'ulteriore accelerazione e siamo arrivati fino a 24.650, molto vicini a quelle a 600, veramente 650 è stato ulteriormente battuto, addirittura è un 24.600, 565 per la precisione, e siamo arrivati molto vicini a quel 24.565 che è stato un minimo importante del 21 giugno. L'impressione è che questa discesa sia in realtà appena iniziata, nel senso che oggi grande giornata negativa, ma che possa, credo, anche continuare nelle sedute successive di domani o di inizio della prossima settimana. D'altro canto, si sa, un mercato se sta fermo e non sale, nonostante sia in un trend rialzista, ma non riesce più a salire, è chiaro che prima o poi ridiscende, uno scossone all'ingiù ci sta. Era quello che temevo e così sta avvenendo. Dico che la negatività potrebbe continuare anche nelle prossime sedute ed estendersi fino al livello 24.250, ovviamente lontano dal 24.000, ma avvicinarsi a questa soglia, 24.250 lo trovo più ragionevole. Lo dico non solo per la mancata forza che ha il mercato italiano, ma perché anche dovrebbe ritracciare in modo più consistente anche la borsa americana, che quindi potrebbe tirarci giù e trainarci al ribasso.
Segnalo anche il petrolio che rischia di scivolare sotto i 71 dollari al barile, al momento è 71,07, perde l'1,53%, torna a salire l'oro, 1813 dollari l'oncia, e che rappresenta il massimo dal 17 giugno scorso, e in generale anche insomma, l'argento si è riportato in sopra area 26 dollari l'oncia. Gli altri metalli industriali sono in perdita, sia il palladio, sia il rame, sia il platino. Anche il Bitcoin sta perdendo terreno, meno 3,8% a 32.587 dollari, e questo vuol dire che è sotto i 33.000 punti, soglia importante, mentre torna in qualche modo a rafforzarsi, anche se lievemente, euro-dollaro 1,18,23. Attenzione a quello che accade in Giappone, notizia di 10 minuti fa, il premier giapponese Suga dichiara lo stato di emergenza Covid a Tokyo. Yoshihide Suga ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza, mettendo in atto restrizioni volte a frenare le infezioni da coronavirus fino al 22 agosto. È interessante capire se questa decisione possa andare in qualche modo a influenzare e incidere sulle Olimpiadi, a cui manca pochissimo, manca meno di un mese sostanzialmente, insomma, intorno al 20 di luglio ci sarà l'inaugurazione, ma insomma lo stato di emergenza è stato appena dichiarato, notizia di pochi istanti fa. C'è la prima domanda, peraltro, per Alessandro Aldrovandi, e arriva da Fabrizio. Fabrizio ti chiede, Alessandro, che cosa ne pensi di Banco BPM e Atlantia, ma partiamo dal titolo bancario, se sei d'accordo, in posizione... Oddio, ho perso il messaggio, in posizione long. Oddio, oggi di posizioni long non so quanto siano da adottare, però insomma ti leggo la domanda del nostro amico Fabrizio. BPM che in questo momento perde il 3,14%. Alessandro. Beh, Banco BPM, la posizione long, diciamo che se l'è scordata ormai da parecchio tempo, nel senso che da inizio giugno, in modo particolare dopo il massimo realizzato a 3,093 lo scorso 8 giugno, il mercato sta scendendo con una bellissima trend line ribassista, molto chiara, molto evidente, assolutamente lineare. E per cui qui andare long su questo titolo è un po' il discorso che si faceva anche in altri collegamenti passati, quando c'è un mercato che scende, un titolo che scende da parecchio tempo, l'idea dei trader, la forma mentis dei trader è sempre quella di dire prima o poi c'è un minimo, e quindi certo, io entro in posizione invertita proprio per tentare un rimbalzo. Il problema è che questa è un'operazione molto difficile da fare, è una situazione difficile da riuscire a decifrare sempre con il dettaglio. Io preferisco che un mercato prima inverta per conto suo e poi mi vada eventualmente a superare, in questo caso al rialzo, delle resistenze, e allora solo sul breakout, quando sono certo, e perlomeno questo breakout mi dà certezza che l'inversione c'è stata, e allora sono più tranquillo nel mettermi in posizione long. Ma a vedere questo titolo che tutti i giorni scende, dove c'è una serie infinita di candele rosse intervallate una volta ogni 5-6, una volta alla settimana da una candela verde, è un mercato che sta scendendo e continua a scendere, e lo fa giorno dopo giorno. Se tutti i giorni andiamo a scommettere che quello sia il minimo di periodo, diventa difficile, diventa un trading dove facciamo tanti long e chiudiamo sempre in stop loss. Quindi, tornando al nostro long, va bene, aspettiamo che ci sia un minimo, lo guardiamo, aspettiamo che ci sia un rimbalzo, lo guardiamo. Quando andare long su questo titolo? Il long è molto semplice, perché è dato dal massimo dello scorso 2 luglio, che è un massimo relativo, sul livello 2,773. Quindi solo quando mi torna a 2,773, che è abbastanza lontano dai livelli attuali, ma d'altro canto ai livelli attuali non sappiamo cosa fare, non abbiamo certezza, l'analisi tecnica ci dice che solo su quel massimo relativo a 2,773 ci potrebbe essere un breakout che fa riportare il titolo verso un rialzo, verso la positività. Altrimenti è un mercato che sta scendendo, quindi o si ha il coraggio di andare short sul titolo, che molti non hanno, o se no per il long è necessario per forza aspettare.
Atlantia, che è l'altro titolo di cui ci domandava il nostro amico Fabrizio, è balzato in testa come maglia nera tra i titoli del FTSE MIB, nel senso che al momento, quantomeno fino a pochi secondi fa, era il più pesante di tutti, adesso perde il 3%, ma era arrivato fino a perdere circa il 3,24%. Adesso meno 2,95, 15,27 euro ad azione. Qui vedo che c'è una lateralità che perdura da parecchio tempo, ma anche dei primi supporti decisamente sotto pressione proprio nella seduta di oggi. Sì, sì, assolutamente così. Beh, Atlantia è sempre un titolo, diciamo, molto strano dal 2018 in poi, dal Ponte Morandi in poi. Purtroppo è un titolo sotto osservazione, è un titolo che, diciamo, che ha un grafico è decisamente brutto, influenzato più da questioni di natura societaria, autostrade, questione di natura fondamentale, licenze, certo, non licenze, certo, eccetera, per cui un titolo su cui francamente un trader, a mio parere, non dovrebbe neanche fare trading su questo titolo, perlomeno io non l'ho, da allora non l'ho più fatto, perché non trovo, diciamo, insensato che per motivi e diversi e per notizie giornalistiche che possono uscire da un momento all'altro, un titolo me lo trovo a più 5% o a meno 5%, cosa che è successa tra l'altro parecchie volte. Però attenendoci all'analisi grafica, questo è un titolo che comunque, bene o male che sia, si sta muovendo in laterale, si sta muovendo dagli ultimi 2-3 mesi almeno sempre tra il livello 15 e il livello 16 euro e mezzo, non ha alcuna tipo di direzionalità né a rialzo né a ribasso, solo che effettivamente nell'ultimo mese e con la seduta pesante di oggi, effettivamente, come giustamente dicevi tu Giacomo, i supporti cominciano a essere un po' sotto pressione e ci si sta avvicinando. Io il primo e più importante è il minimo realizzato lo scorso 30 giugno sul livello 15.090. Ci stiamo avvicinando a quel supporto, se dovesse essere violato, beh, c'è la possibilità che il titolo possa scendere fino addirittura a 14 euro, perché la discesa potrebbe essere anche abbastanza violenta e pesante. Altrimenti, diciamo che questa area, diciamo, del 15 euro, anche qualora dovesse essere sporcato il supporto, potrebbe comunque tenere come soglia psicologica e riportare i titoli un pochettino più in alto, ma sempre all'interno del trading range. Comunque questo è un titolo dove francamente il trading lo si fa solo fondamentalmente short sotto quel 15.090 che ho detto, oppure long sopra il 16.625. Pensare che continui in questo trading range ancora per molto tempo è difficile. Prima o poi un breakout di due ci sarà, e ci sarà anche una forte direzionalità. Ho l'impressione che la direzionalità sarà quella negativa, quella a prevalere. Commenti anche sulla finale degli europei di domenica. Roberto ad esempio ci scrive, che salutiamo ovviamente, ci dice: dobbiamo distruggerli a casa loro gli inglesi, distruggerli ovviamente dal punto di vista sportivo, sarà la vittoria doppia e memorabile. Poi la domanda per te Alessandro: quando andare long su Intesa, quando comprare Intesa per un long? Intesa al momento meno 2,6%, 2,24 euro ad azione, ai minimi dal 26 aprile scorso. E anche qui queste tre sedute, compresa quella odierna ribassiste di Intesa San Paolo, hanno drasticamente modificato la struttura del mercato, per cui francamente quando andare long, o si va long un pochettino più basso sul aspettando quindi che il mercato continui a scendere, che il titolo possa scendere ancora fino al livello 2,2 2000, e allora lì effettivamente, essendo un supporto, soglia psicologica, potrebbe rimbalzare. Altrimenti, se non dovesse scendere ma dovesse già cominciare a rimbalzare adesso, per quanto riguarda il long, io lo vedo su
un doppio minimo che è stato realizzato il 25 e 20, doppio massimo, scusa, che è stato realizzato il 25 e il 28 giugno sul livello 2,3896, sì, 2,3895, 2,3890, 2,3895, quelli sono due livelli dove effettivamente si andrà, bisogna assolutamente andare long, perché lì c'era un rettangolo, c'è stato un rettangolo che poi è stata una figura di continuazione del trend ribassista in corso e che si sta realizzando in queste ultime sedute, e solo lì appunto si può eventualmente mettersi long se vogliamo aspettare un breakout di conferma sicura e prudente, altrimenti ci rivolgiamo, come detto prima, al supporto, aspettiamo che scenda ancora, e quando arriva a 2,2 allora lì ci si può tranquillamente, essendo una buona, in questo caso davvero buona, occasione d'acquisto, rimettersi nuovamente long sperando nel rimbalzo sul supporto. Tanto a proposito di finale di Wembley, Sergio Mattarella sarà alla finale, sarà allo stadio. Il Presidente della Repubblica vola a Londra per assistere alla finale di calcio degli europei, lo si apprende direttamente da fonti del Quirinale. Un amico ci chiede invece, Alessandro, come vedi il settore delle costruzioni in Italia? Non so se è un settore che tu segui con attenzione oppure no, ma insomma la sua domanda forse proviene anche sulla notizia che vi abbiamo già dato oggi, che riguarda WeBuild, ex Impregilo, che si è aggiudicata questa joint venture importante per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, e che c'è da dire che non ha registrato, insomma, nonostante questa notizia, una performance positiva, ma insomma allineato con il FTSE MIB per il meno 2,57%, siamo a 2,24 euro ad azione. Alessandro, come lo vedi questo settore? Se lo segui, insomma, cosa possiamo rispondere all'amico? No, assolutamente lo seguo come altri, e sono assolutamente positivo. Sono positivo proprio per il discorso del famoso recovery plan, cioè se si devono fare se si devono fare infrastrutture in Italia, e si ha questa volta questa buona occasione di fare cose che non si facevano oramai da 40 anni a questa parte, purché vengono spesi bene e con criteri assennati, non le solite famose cattedrali nel deserto, quindi con ospedali o impianti che poi non sono mai entrati in funzione, come spesso avviene addirittura un po' dappertutto in Italia, sia al nord che al sud, devo dire. Quindi a parte questi sprechi che ci sono, no, io credo che al di là di come verranno spesi, sicuramente verranno spese, quindi le costruzioni, l'edilizia e tutto ciò non potrà che essere, anzi oserei dire, uno dei primi settori ad essere agevolati, ad avvantaggiati dai fondi europei che arriveranno. Non sarà ovviamente una pioggia di denaro fatta a tutti in modo incondizionato, non sarà una pioggia di denaro che arriverà subito tutto in un colpo, ma arriverà poco per volta ad aziende selezionate, ma nel suo complesso il settore, il comparto non potrà far altro che essere agevolato. Quindi WeBuild, che tu giustamente accennavi e che io seguo in particolar modo, è proprio per questo motivo, sebbene stia crescendo in borsa e abbia degli ottime performance il titolo, credo che siamo solo all'inizio, nel senso che può crescere ancora molto. Sì, prendo proprio WeBuild come titolo esempio e di riferimento del settore che seguo e che ho in portafoglio, ho consegnato anche alla mia clientela, che per secondo me siamo solo all'inizio, può crescere, e ripeto, ancora molto. Quindi ottimo per quanto riguarda il settore costruzione, il mio giudizio è assolutamente positivo.
Parliamo di Terna, caro Alessandro, che prova a resistere al sell-off di un listino che, come abbiamo visto, perde il 2%. Il titolo a giro, insomma, è sulle perdite attorno allo 0,5%. Ieri ha presentato l'update del piano decennale di sviluppo della rete nazionale, un piano che prevede progetti per 18 miliardi di euro da avviare nei prossimi 10 anni, completamento in 14-15 anni, con un incremento del 25% rispetto ai 14 miliardi del precedente piano. Aprile 2020. Già ieri in borsa il titolo era stato tra i migliori, positive tutte le utilities comunque sia, e gli analisti di Equita hanno anche spiegato che questo piano migliora la visibilità sugli investimenti di lungo termine di Terna sulla rete fino al 2030 e oltre. E allora andiamo a vedere come si sta comportando. Perde lo 0,56, 6,42 euro ad azione. Alessandro. Sì, il titolo, no, il titolo è impostato bene, al di là della giornata leggermente negativa di oggi, comunque è semplicemente, potremmo vederlo come un ritracciamento della ottima e grande performance positivo di ieri, quindi rimane una impostazione rialzista del titolo anche dai mesi e dai mesi precedenti. Questo è un titolo assolutamente positivo, è un titolo che sta salendo, è un titolo che ha buone possibilità di andare a rialzo anche nelle prossime sedute, come target rialzista che potrebbe iniziare con il breakout al rialzo del massimo di oggi a 6,668, avere come un primo obiettivo il 6,516, che è il minimo dove si è generato quel gap down che si vede bene sul grafico, fino a eventualmente andare a raggiungere 6,650, che è quel doppio massimo realizzato a metà giugno. Quindi diciamo che potremmo nel giro veramente del prossimo mese, di questo mese e anche del prossimo, andare nuovamente a testare massimi. Perfetto, questo per quanto riguarda dunque Terna, che appunto perde lo 0,6% ed è tra i titoli che sta, insomma, riuscendo a limitare in qualche modo più degli altri, appunto, le vendite che, insomma, si stanno registrando sul nostro listino, ma non soltanto, un po' in tutta Europa. Domanda di Marcello che salutiamo, una view Alessandro per quanto riguarda Moncler. Quindi andiamo sul lusso, anche Moncler è tra i più venduti oggi e si vede anche dal grafico, perde il 3,21%, siamo ai minimi dal 27 maggio scorso. A te la parola, Alessandro. Sì, no, la giornata di oggi di Moncler è molto significativa, molto importante, ma anche molto negativa, non di per sé quanto per quello che rappresenta la violazione ribassista di un importante supporto sul livello 56,46 che aveva in passato sostenuto sempre le quotazioni sotto la quale non erano mai andate, e aveva mantenuto, diciamo, da fine maggio a oggi una certa lateralità, titolo che aveva già da tempo un po' perso la propria spinta propulsiva rialzista, ma che comunque si era mantenuta, se non altro, laterale, insomma non era scesa. Beh, la giornata di oggi invece è l'inizio della discesa, la rottura del livello 56,46 è l'inizio della discesa, quindi mi aspetto per le sedute successive, per le prossime sedute, una continuazione di questo trend ribassista che possa essere anche importante e possa arrivare a 54, ma addirittura nelle peggiori delle ipotesi sul livello 53 euro. Quindi ripeto, per quanto riguarda un trader, si vede sempre una giornata fortemente negativa, adesso meno 3,45 fortemente negativa, e uno che ha l'impostazione tipica da trader retail di andare contrarian, quindi di mettersi contro trend, ha l'impressione che un titolo che fa meno 3,45 debba per forza rimbalzare, un titolo che perde il 3,45 sia effettivamente sceso troppo o sia troppo basso. Questo è un errore grave, un errore concettuale è molto grave. In realtà il titolo è sceso molto e vuol dire che tutti lo vendono, se tutti lo vendono ci sarà un motivo.
e se lo vendono vuol dire che non c'è nessuno che lo compra, e se non c'è nessuno che lo compra un motivo ci sarà, quindi è un titolo se sta scendendo perché tutti lo vendono, e allora benché vada dobbiamo venderlo anche noi, insomma non dobbiamo certamente fare quello che fanno in pochi o che non fa nessuno, cioè siamo proprio dalla parte sbagliata del mercato, quindi mai spaventarsi quando un titolo scende così tanto, a meno che non lo si abbia in portafoglio, ma in questo caso se lo si ha in portafoglio uno deve applicare lo stop loss, ma una gran voglia di andare a investire in titoli che perdono questa percentuale in una giornata, francamente secondo me è un po' presto per entrare long su Moncler, cioè aspetto che si sfoghi questo ribasso e poi eventualmente vedremo nelle prossime sedute se toccherà un minimo, se ci sarà un minimo di rimbalzo e allora mi metterà long, ma non ho fretta di fare l'operazione long, non è già sceso troppo, può scendere ancora. Ed è un triangolo ribassista che effettivamente ha registrato proprio la rottura del triangolo al ribasso. La candela peraltro di oggi va a toccare anche la media mobile a 50. Questo per quanto riguarda Moncler. Volevo anche analizzare Telecom con te, Alessandro, probabilmente l'ultimo titolo che ci viene chiesto da casa, o perlomeno a cui possiamo rispondere. Un saluto a Carlo in particolare, e ci permette anche di ricordare una notizia di questa mattina, cioè è stata aperta un'istruttoria da parte dell'antitrust su una possibile intesa restrittiva sui diritti TV della Serie A nell'accordo Team DAZN, o meglio l'avvio di dell'istruttoria è nei confronti di Team e DAZN per una possibile intesa restrittiva della concorrenza tramite l'accordo per i diritti TV della Serie A calcio. L'autorità ha precisato che valuterà l'adozione di misure cautelari soltanto se accerterà dei comportamenti attuati delle due società derivino danni gravi e irreparabili alla concorrenza. E allora diamo un'occhiata anche a Telecom, anch'esso in territorio negativo, perde l'1,44%. E anche qui diciamo vale un po' quel discorso che avevamo fatto con Banco BPM, insomma diciamo che non è long da quantomeno da inizio giugno, se vogliamo diciamo dargli un periodo di breve, ecco. Sì, sì, assolutamente. L'8 e 9 giugno ha fatto un doppio massimo sul livello 0,46 e da lì è sempre costantemente è sceso e anche pesantemente sceso con tante candele lunghe e rosse, con ulteriore accelerazione ribassista proprio nelle ultime tre sedute. Questo titolo purtroppo long non dà mai soddisfazione a nessuno, dà soddisfazione solo a chi ha il coraggio, la forza ed è abituato a shortare i titoli. Nella giornata di ieri in particolare è stato rotto il livello 0,40 e 48, che era un minimo dello scorso 6 maggio, quindi un supporto molto importante che anche ieri è stato violato e oggi è stato ulteriormente diciamo confermata questa violazione, perché il mercato e il titolo è sceso ulteriormente. Difficile stabilire dove sarà un minimo, dobbiamo in questo caso veramente aspettare un minimo e poi tentare un eventuale rimbalzo che ogni tanto ciclicamente, anche se raramente c'è. Forse già la giornata di oggi è un pattern che, qualora dovesse un po' recuperare nella seconda parte, potrebbe rappresentare o costituire un minimo di periodo, il livello 0,3918. Vediamo come si comporterà domani, se rimarrà sopra questo 0,3918, se dovesse essere un minimo magari qualche seduta al rialzo ci potrà essere, ma ovviamente sempre in un'ottica molto speculativa, molto di breve se non di brevissimo termine, quasi intraday, da fare operazioni e mordi e fuggi. Se invece guardassimo il grafico con un più ampio respiro e con da investitore più che da speculatore, per andare long dobbiamo aspettare il superamento di un doppio massimo che c'è stato in area 0,43. Solo sopra il livello 0,43, allora sopra questi massimi recenti di periodo a cavallo dal mese di giugno e di luglio, allora il mercato potrebbe ripartire
eventualmente a rialzo per andare nuovamente a 0,46, ma dobbiamo aspettare 0,43, altrimenti dobbiamo cercare di individuare un minimo e 0,3918 teoricamente potrebbe anche esserlo, che è proprio il minimo odierno. E la rottura dei supporti di cui parlava Alessandro, che è così importante, insomma, lo vedete, ha tenuto per fino al 10 di marzo, ma che poi aveva rappresentato una resistenza molto molto importante, che sostanzialmente durava dal 4 marzo 2020 e che è stato rotto al rialzo poi nella seconda settimana di marzo, che ha, insomma, determinato l'arrivo fino ai massimi 0,47, mai poi più visti, insomma, da sempre da marzo 2020. Strategieditrading.it è il sito per seguire da vicino le attività di Alessandro Aldrovandi, che ringrazio e che saluto per essere stato qui con noi. Buon lavoro e a presto. Grazie Giacomo, grazie a tutti, buon trading. Proseguiamo la nostra settimana dedicata al trading, la nostra Trading Week con i nostri top traders in action. Adesso pubblicità, al rientro una finestra speciale da dedicare alle opzioni.